Benvenuti a un nuovo appuntamento con la trasmissione dedicata alle erbe, alle caratteristiche, alle proprietà delle piante e lo facciamo come sempre l'analisi insieme a Laura Dell'Aquila, biologa ed erborista che ci ospita al giardino di Pimpinella. Ben trovata Laura e grazie. Ma grazie a te di essere tornata e grazie a voi per essere ancora con noi a seguirci in questa nuova puntata. Siamo circondati dalla natura, dalle piante, dagli alberi e quindi ci immergiamo in questo mondo perché è davvero ricchissimo di sì. Storia, di proprietà, di qualità. Sì, proprio così, anche proprio di storia. Infatti vedi, siamo proprio sotto questo bellissimo arbusto che a volte assume proprio anche le sembianze di un albero, a cui è legata anche un mito molto bello che è proprio un po' nel cuore di tutti noi, perché oggi parliamo dell'alloro. Siamo in autunno ed è il momento in cui le bacche dell'alloro iniziano a maturarsi. Quindi oggi abbiamo anche questo obiettivo di raccogliere le bacche dell'alloro. E l'alloro è un arbusto sempreverde, della nostra zona mediterranea, anche se ama ambienti non proprio assolati, ma fa parte proprio del Mediterraneo. E quello che stiamo guardando, fra l'altro, è una femmina. E da che cosa lo capiamo? Perché appunto ha le bacche, quindi fa i frutti. Quindi l'alloro è una pianta dioica e sempreverde, quindi mantiene le foglie anche d'inverno. Ed è appunto, come ti dicevo, anche un simbolo importante nella nostra, così, nelle nostre tradizioni. No? Hai presente che quando ci si laurea esatto, si fa la corona d'alloro? Oppure viene usato, è stato usato nei giardini di ville, di case anche antiche, perché era proprio la pianta che adornava i templi sacri ad Apollo e a Delfi, proprio era la pianta che a Delfi, che era appunto il tempio sacro ad Apollo, i fumi dell'alloro venivano inalati dalle sacerdotesse, dalle pizie, che riempendosi di questi fumi, così dice la leggenda, erano in grado di divinizzare, di profetizzare, di dire il futuro alla folla di persone che venivano a chiedere un responso. E se il responso, sì. Esatto, all'oracolo. Se il responso era positivo, uscivano con questa corona d'alloro. Ma tutto questo è legato al bellissimo mito che ci racconta Ovidio, no? Nelle Metamorfosi, dove l'alloro in realtà era una ragazza, una ninfa Dafne, molto bella, a cui però a seguito di una sorta di sortilegio fatta da Cupido, da Eros, non interessavano gli amplessi, non interessava innamorarsi, a lei piaceva correre selvaggia nel bosco, mentre invece sempre per questo sortilegio Apollo e Febo era assolutamente, totalmente, completamente innamorato di questa ninfa. E quindi la rincorreva dicendo, guarda, fermati, ti prego, tu non sai chi sono io sono l'oracolo di Delfi, io conosco tutte le erbe, vai più piano, che anch'io più piano ti seguirò, è bellissimo leggere proprio il testo originale, veramente meraviglioso. Tanto che quando sta quasi per prenderla, la nostra ninfa invoca suo padre, chiedendogli di tutto tranne che cadere nelle mani di questa divinità, nonostante fosse una divinità importante insomma, certo. quindi è proprio Ovidio lo racconta in una maniera che tutte le volte mi commuove e si vede che le braccia pian piano iniziano a trasformarsi in rami, no? Ma lui agguanta il tronco e il tronco inizia a pulsare, diventa caldo, non è più duro con la corteccia, ma diventa morbido, dai piedi spuntano le radici, ma rimane comunque qualcosa di magico legato alla ninfa. E quindi il dio dice, a questo punto se io non posso averti come mia sposa, tu sarai comunque la pianta che adornerà appunto i miei templi, i miei musicisti, i poeti, e da qui la tradizione. Ma come spesso succede, quando c'è un mito così importante, questo è proprio un mito molto sentito, come se risuonasse dentro di noi, forse ci racconta che l'alloro nasconde qualcosa dentro questo mito. E qualcosa
di particolarmente importante. C'è anche chi dice che questo mito rappresenti in realtà il passaggio dal matriarcato al patriarcato, perché prima l'alloro era una pianta sacra invece alla dea madre, e quindi con questo si rappresenta qualcosa di importante. E comunque l'alloro, come questa divinità, è una pianta che scalda, che porta calore, che porta energia, che porta guarigione, ma che può anche essere ipnotica, sedativa. Quindi se non dormi la sera ti consiglio di farti un infuso di alloro, perché oltre a far digerire, a portare questo calore, è proprio anche un grande potere sedativo, anche se non è molto famosa per questo. Ma noi adesso invece in questo momento dobbiamo raccogliamo le bacche, perché con le bacche faremo una preparazione che si fa proprio in questo periodo. Ecco, se tu mi tiri giù il ramo io le raccolgo. Vedi, stanno iniziando adesso a essere pronte, mature, perché devono diventare, dal verde devono diventare nere, quindi iniziamo la raccolta, ma poi dovremo tornare a prenderne altre, magari con l'aiuto magari anche di qualche tuo collaboratore, di certo, Rosy, che direi, ci sporta, assolutamente, vero? Perché c'è Matteo qua che è proprio fondamentale, altrimenti non riusciamo poi a fare il nostro preparato. Tra l'altro oggi le foglie sono mosse dal vento, sì, che ogni sì. tanto ci accompagna e si fa sentire. Infatti, guarda qua. L'abbiamo chiamato. Esatto, esatto. E poi ha questo profumo. E sai che quando lo distilliamo, e qua facciamo dei corsi anche di pratici di distillazione, molte volte succede che magari su un gruppo di persone, di 15-20 persone, c'è qualcuno che si addormenta, come se ancora ci fossero questi fumi un po' quasi ipnotici, che erano quelli che venivano inalati anche dalle pizze. Che dici? Cosa dici? Ne abbiamo sufficienza? Secondo me sì, ne abbiamo. Anche Matteo li ha raccolti, quindi direi che grazie sì. Matteo. Quindi con quello che abbiamo raccolto ci spostiamo e sul nostro tavolo da lavoro. A trasformarle, certo. Andiamo. Hanno sempre un profumo, vero? Sì. Con i nostri cestini pieni? Ecco, siamo pronti per fare una preparazione abbastanza insolita per quanto riguarda l'alloro, ma molto, molto efficace, che è l'oleolito fatto appunto con le bacche di alloro. Non si fa con le bacche fresche, è meglio lavorare con le bacche secche, quindi la prima cosa è essiccarle. E vedi che appunto noi usiamo queste semplicissime cose per essiccarli, che sono queste cornici con una superficie appunto, grazie, perfetto Claudia, che permetta all'aria di passare attraverso, in modo da poter far essiccare quello che mettiamo, che potrebbero essere foglie, fiori, in questo caso bacche. E, è chiaro che va riposto in un ambiente areato, e lontano dalla luce diretta del sole, ma anche lontano da eccessive fonti di calore, ma soprattutto da umidità. Quindi ci vorrà un po' di tempo prima che si essichi. Nel caso uno abbia anche un essiccatore di quelli elettrici, quelli che si usano adesso tanto anche per cucinare o anche proprio per essiccare le piante, va benissimo, il procedimento è più veloce, ma va molto bene anche questo. Quindi la prima parte è far essiccare le nostre bacche. E una volta che sono essiccate, semplicemente vanno come al solito pestate. Quindi queste sono quelle che abbiamo precedentemente essiccato e vanno pestate. E visto che certo, sei così brava col mortaio, visto, grazie ne per la fiducia. E andiamo a pestarle. Ricordiamoci sempre che quando pestiamo col mortaio, il segreto è di non lasciarsi indurre in tentazione
dal mettere, riempire il mortaio, ma bisogna sempre farne un po' per volta, no? Si fa abbastanza facilmente perché vedi che sono belle secche e si riduce proprio in polvere. Facciamo anche un po' di rumore, che oggi si alterna al vento al che vento. Ci accompagna. Quindi una giornata chiassosa. Nel caso non abbiamo voglia di farlo al mortaio, però che è sempre bello perché è anche una pratica che ci permette di avere appunto quel tipo di attenzione, di concentrazione, di far venire fuori i profumi, di lavorare come si lavorava un tempo, va bene anche farlo con una macina caffè, okay? Ok? Però noi preferiamo il mortaio. Senti come si sta sviluppando il profumo, sì. Aumenta, gradatamente aumenta. Sì. Mano che prepariamo, lo mettiamo magari prima dentro questo contenitore. Okay. Ancora un po' però. Ancora un pochettino. A polverizzarlo meglio è, ed è abbastanza facile proprio perché appunto è bello secco e vedi che viene fuori sia il guscio che è scuro, la parte esterna e poi la parte interna che è più oleosa. Ti ricordo fra l'altro che con queste famose bacche di alloro si fa anche proprio per spremitura laddove in quei paesi dove viene prodotto in gran quantità l'olio d'alloro con cui si fa il famoso sapone d'Aleppo. Che si fa appunto con l'olio ottenuto dalla spremitura delle bacche fresche. Noi invece adesso le abbiamo secche, facciamo l'oliolito, quindi un conto è l'olio d'alloro, che appunto è come l'olio extravergine d'oliva, no? Quindi una spremitura della parte oleosa delle bacche. E un conto invece è l'oliolito, dove si mette invece a fare una macerazione in olio, che è quello che stiamo facendo noi. Comunque, veramente, quando sento il profumo... È un buon segno, è meraviglioso, un buon segno, perché vuol dire che è stato conservato bene e viene fuori proprio col profumo l'anima della pianta e quindi le proprietà della pianta. E capisco che sia una pianta, appunto, che è diventata così famosa, no? Nella tradizione, nel mito, e ancora adesso così famosa. Perché è un profumo ricco, che ha una parte di freschezza, una parte calda, e anche quando lo distillo è meraviglioso, perché da una parte ha l'olio essenziale, che ha una piccolissima resa, e poi c'è l'idrolato, l'acqua d'alloro. Quest'acqua d'alloro proprio racconta l'essenza dell'alloro, da una parte è fresca e dall'altra è calda e ti invade, ti porta poi alla fine questo calore nel corpo e freschezza in testa, avvolgendoti e penetrando in ogni pertugio. Ci siamo? Sì, un altro piccolo passaggio, magari un ulteriore passaggio per essere ancora per far vedere un po' meglio. Ok, ma che meraviglia, bellissimo. Bene, andiamo a riempire il nostro contenitore. Volendo, se fate, se usate un contenitore più largo, no? Più grande, con la bocca più larga, una volta che abbiamo messo anche l'olio, possiamo dare una passata con il frullatore a immersione che abbiamo visto che ogni volta salta fuori. E lo copriamo semplicemente con l'olio. L'olio migliore è l'olio extra, un buon olio extravergine d'oliva, chiaramente biologico, perché appunto anche quest'olio come archetipo planetario è legato sempre al calore del sole e quindi si abbina molto bene appunto alle proprietà che andiamo a tirare fuori di questo oliolito, che non ti ho ancora detto. Le proprietà di questo oliolito sono estremamente varie. Diciamo, innanzitutto si usa per i dolori articolari reumatici e soprattutto per le tendiniti, le infiammazioni ai tendini. Quindi è molto utile perché a volte quando ti vengono le tendiniti si soffre davvero tanto. Quindi si può usare così da solo, magari abbinato a un oliolito di arnica o altri oli utili. Ah, ecco, una cosa importante che aggiungo.
è che quando si fa un ogliolito con una pianta essiccata, allora l'olio non copre come al solito a filo la pianta, come abbiamo fatto magari altre volte, ma deve essere il doppio nel volume. E quindi anche se vedi che l'alloro appunto arriva lì sotto, io vado avanti ancora con l'olio proprio per cercare di... perché appunto la pianta è secca, quindi non c'è acqua e quindi appunto ha un volume anche minore e quindi mettiamo più olio. Direi che così ci siamo. Sì. E quindi quello che servirà a questo oliolito prezioso sarà anche per l'apparato respiratorio. Quindi possiamo fare un bel massaggio nell'apparato respiratorio, tanto che si è visto che era utile ed è tuttora utile, perché ancora abbiamo questo problema, per curare la tubercolosi. Una volta fatto, appunto, va scosso tutti i giorni e anche questo va tenuto vicino a una fonte di calore. Benissimo il termosifone, se hai la stufa, benissimo la stufa, oppure lo puoi mettere a bagnomaria per almeno 4-5 ore. Guarda che già così sta già assumendo un bellissimo colore. Non una fonte d'aria, vero? Perché oggi ce n'è in abbondanza. Oggi non sì, non proprio. Vero. E del resto questo è un laboratorio selvatico, di certo. All'aperto, in mezzo alla natura, perché, vero? Perché appunto è ancora più bello così. Quindi sì, tubercolosi, apparato respiratorio in generale, muscoli, dolori articolari, tendiniti. Quindi moltissime proprietà, addirittura c'è anche chi le mangia fresche, sono molto amare, ma agiscono sul fegato e hanno una grande proprietà antimicrobica, antibatterica. Ma fresche però, non quelle essiccate? Sì, fresche, esatto, sono molto amare. Contengono la laurosteina, che è proprio uno dei tanti principi attivi del fitocomplesso che dà queste proprietà antimicrobiche molto potenti, quindi ottima anche da usare anche negli stati influenzali, sia come bacche in infuso che come oliolito, da usare nel corpo ma anche da mangiare in piccole quantità. Ma ricordiamoci anche poi l'uso delle foglie, no? Di cui appunto non voglio dimenticare, perché adesso noi ci stiamo concentrando su una parte, ma le foglie sono quelle principalmente usate, che è sempre nel paese dei miei nonni, che cito tutte le volte, a Marradi, che è famoso per i marroni, le castagne appunto, quando si fanno le castagne bollite metti sempre qualche foglia d'alloro. E non solo si abbina così bene al sapore delle castagne, ma anche ti permette di evitare quei processi di fermentazione che purtroppo vengono molto spesso con le castagne, perché essendo antimicrobico limita appunto le fermentazioni dovute appunto a queste grandi attività dei batteri. Quindi si potrebbe abbinare a determinati cibi, determinati assolutamente, alimenti, in assolutamente, particolare? Sì, proprio con fagioli, lenticchie, ma proprio come ti piace, o fare proprio un letto di foglie d'alloro e poi cuocerci sopra qualcosa, o con il riso bianco. Ma a parte questo, sono ottime in infuso, non solo per dormire, appunto, mentre le raccoglievamo ti ho detto che sono sedative, ipnotiche, ma anche proprio per digerire. E anche per l'apparato respiratorio, quindi sono di grande beneficio, e anche antibatteriche, antimicrobiche, scaldano, quindi qui sono un toccasana per veramente per tante situazioni, quando magari appunto hai preso freddo e ti sei bloccata la digestione, o quando magari appunto senti che ti sta per arrivare a uno stato influenzale, o quando non riesci a dormire e vuoi garantirti un buon sonno. Quindi, o appunto quando si mangia, per dare questo aroma piacevole e permettere anche, favorire anche proprio la digestione di certi cibi particolari. E poi appunto quello che rimane lo andiamo a bruciare nel fuoco per fare appunto questi fuochi belli e particolari, scoppiettanti, come se il fuoco appunto, come se questi bacchetti di alloro bruciandosi ci raccontassero qualcosa. C'è un'altra caratteristica, un altro prodotto, possiamo dire. Sì, esatto, perché vedi, questo è il nostro oliolito, una volta che è pronto, l'ho filtrato ed ecco come viene, vedi, ha questo colore che è molto simile a questo che abbiamo appena impostato, no? E senti che profumo. Guarda, se lo vuoi sentire meglio, sì, lo faccio provare. Mi dai il dorso della mano e poi te lo spreghi un po' come faccio io, perché un così? Po' l'attrito e il calore
da una parte te lo fa penetrare, dall'altra senti proprio questo profumo caratteristico, veramente piacevole, benefico. E sai che cosa faccio con questo? Sì. Questo è l'alloro filtrato, le bacche d'alloro che ho filtrato con l'ultimo leolito, che è questo, no? Quindi guarda quante ce n'era. Davvero? Mm? E queste le metto nel sapone, perché sai che mi piace fare il sapone, e quindi chiaro, non riuscirò mai a fare un sapone da Aleppo, né tantomeno mi ci metto, perché è un procedimento lungo, eccetera. Però comunque faccio un sapone con l'eolito d'alloro e dentro metto anche un pochettino di quello che mi rimane, che ho filtrato, per dare quel leggero effetto scrub. È vero, e il profumo è buonissimo. Sì, davvero, sì, piace tanto. E così anche le mani sono contente. Si ammorbidiscono. Sì, sì, sì. Come sempre, Laura, ti ringraziamo. Ma grazie a te, grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato.